Buongiorno mondo e benvenuti in questo nuovo vlog. Allora, stamattina mi sono truccata per farvi una grazia, fondamentalmente. No, non è vero, mi sono truccata perché poi oggi pomeriggio 1:30, ho l'appuntamento per rifarmi finalmente le unghie, anche perché sono cresciute tantissimo, non sopporto più questa lunghezza, non sopporto più questo colore, devo dire la verità. Quindi faremo, ma poi le vedrete comunque in questo video, faremo un nude corto. Anche perché, aspettate, non so come farvi vedere. Così, no? Che palle! Allora, da quest'altra parte, oltre a essermi staccata un'unghia, mi si sta staccando anche l'altra. Quindi non vedo letteralmente l'ora di sistemarle, di farle più corte. E anche di farle assolutamente nude, chiare. Cioè, questo colore mi è piaciuto tantissimo, per carità, però anche basta. E come va? Come va? Va che ho la pressione bassissima, come era previsto. Sta, non dico arrivando al caldo, perché questo non lo considero caldo. Quando arriverà il vero caldo, non oso immaginare come sarà la situazione. E niente, quindi sono un po' sempre stanca, sempre sì, un po' spossata. Cerco di fare le cose con calma, di non affaticarmi troppo, anche perché prima o poi cioè il mio corpo cede e mi costringe a stare ferma. Gabriele fa un sacco di giri, movimenti. Dicono che i bambini a queste settimane dovrebbero dormire all'incirca 20 ore al giorno. Secondo me il mio ha scambiato, tipo ne dorme 4 e 20 si muove. Cioè si muove continuamente, io lo sento continuamente. E per quanto sia comunque una bella cosa, nel senso che qualsiasi ginecologo o ginecologa mi ha sempre detto che è un buon segno, insomma, segno di salute, segno che il bambino sta bene, più si muove meglio è. A un certo punto posso dire che è anche un po' sfiancante, nel senso che specialmente quando mi preme in determinati punti, magari mi dà un po' fastidio, però per carità, sto zitta perché poi non ci si può lamentare, no, giusto? Figurati se una mamma può lamentarsi, assolutamente no. E niente, stamattina devo cucinare per oggi a pranzo per me, per domani a pranzo per Christian, per stasera a cena per entrambi. Molto bene, adesso vado. Essendo oggi giovedì, ah, oggi è giovedì, ma il mercato, anche no, nonostante comunque il tempo sia proprio perfetto per andarci, nel senso che non c'è il sole a picco, ma è un po' nuvolosetto, quindi non darebbe fastidio, perché quando c'è tanto tanto sole si muore laggiù. E nonostante questo non ci vado, ragazze, cioè non me la sento, non me la sento proprio. Questa è la mia camicia da notte di Winnie Pooh, che non so per quanto ancora mi entrerà, ma era larghissima, quindi ancora per un po' mi dovrebbe stare. Ho trovato le camicie da notte da Terranova, ma non ve le posso far vedere perché le ho messe a lavare, quindi niente, ve le farò vedere poi prossimamente. Quindi dico, al mercato non ci vado perché non ce la faccio, ho detto proprio chiaramente, poi devo fare altre cose, all'1:30 devo stare là, insomma, no. E basta, mi metto a fare qualcosa. Prima di iniziare a cucinare vi devo far vedere un ventilatore a torre che mi è stato mandato da precisamente questa azienda, Levoit, tramite Amazon ovviamente. E vi metto comunque tutto in descrizione, il link se vi interessa acquistarlo. Sapete, adesso con il caldo mi ha fatto davvero comodo, devo dire la verità. Quindi è un ventilatore a torre, tra l'altro molto molto carino anche esteticamente, adesso comunque ve lo faccio vedere. E l'ho montato in 5 minuti, praticamente 5 minuti, perché basta che mettete la base, non so se riuscite a vedere, avvitate e attaccate la presa, cioè il ventilatore è pronto, è già fatto.
super imballato bene, molto molto curato nei dettagli, devo dire. Ha un telecomandino con il quale potete appunto anche a distanza cambiare le modalità, fare tutto dal divano, per esempio. La stessa cosa ovviamente c'è sopra il display, adesso ve lo faccio vedere. Se vi interessa dateci un occhio, ovviamente è un rivenditore Amazon, mi sono sempre trovata bene. Ecco qua, questo è il ventilatore, fatto così. Devo dire anche molto molto carino, perché davanti è bianco, scusate, davanti è nero, non ci sto con la testa, e dietro è bianco. Si accende qua, quindi ovviamente vedete, vi dice anche la gradualità davanti, 23 gradi. Adesso è attiva la, appunto la ventola, quindi va sia di qua e di là e spara aria. Poi qua sopra ci sono tutti i vari comandi, anche lo spegnimento automatico, il fatto di mandarlo più veloce o più piano, il timer, se volete mettere il timer, tutte le cose sono riportate su questo telecomandino. Aspettate che lo spengo per farvi vedere che questo telecomandino ha pure un vano qua dietro per essere riposto, cioè più di così, fichissimo, che poi questo telecomando non si sa mai dove metterlo. Qui c'è questa leva che praticamente direziona il dentro, vedete? Direziona un po' l'aria, è molto molto carino. Ha ovviamente il filo, come tutti i ventilatorini, e devo dire che mi piace tantissimo. Vedete, nel libretto di istruzioni è spiegato perfettamente, quindi c'è il pulsante dell'oscillazione, la modalità appunto ventilatore che è questa, l'accensione ovviamente, poi abbiamo lo spegnimento avanzato, quindi magari durante la notte volete che si spegne a tot ora, e timer e appunto velocità del ventilatore. Veramente easy. Qua, come vi mostravo prima, cioè incastrate la base, svitate questa rotella che sta già attaccata al ventilatore, la mettete sotto, attacchi la presa ed è pronto. Ma poi ragazzi, l'ho fatto io, insomma. Vedete, poi sta lì, io solitamente il ventilatore lo metto lì, perché io sto sul divano, quindi quello sventola lì, non troppo alto perché a me non piace avere troppa aria addosso, però ci sta anche bene proprio anche come design, molto carino. Grazie e vi lascio tutto in info box. Cosa sto combinando? Qui ci sono piselli, zucchine e carote tagliate a julienne con la mandolina. Tra l'altro una pratica che non sopporto fare, ma perché le carote schizzano da tutte le parti e non lo sopporto, vabbè. Comunque facciamo una sorta di riso alla cantonese senza però prosciutto cotto, ovvero semplicemente, non so se è la cantonese, comunque io lo faccio così, è di ispirazione cantonese. Piselli, zucchine, carote, poi vabbè ci metto la salsa di soia, ci metto il riso quando è cotto, e quando è tutto pronto ci spacco un uovo che poi mescolo e fa un po' di frittatina, ok? Una sorta di riso alla cantonese. E qui sto preparando il condimento sia per domani per Christian a pranzo che per pranzo per oggi per me, quindi per due persone, ma diciamo tre perché Christian vale doppio. Invece per stasera a pranzo, ciao, a cena. Per stasera a cena ho fatto le zucchine, queste qua a cubetti, adesso le ho buttate in friggitrice ad aria con, forse ve l'avevo già spiegata sta ricetta in qualche altro, o nei video spesa, boh non mi ricordo, sì forse l'avete vista ieri nel video spesa, e zucchine. C'è anche una patata sotto perché la volevo togliere, insomma era rimasta sta patata, poi io d'estate non le compro più, e, o perlomeno raramente. Ho messo del peperoncino e aglio in polvere, poi quando saranno pronte, adesso gli do circa 10-15 minuti a 200 gradi in friggitrice, l'olio lo vado a mettere a crudo, quindi una ricetta super sana. Scusate il rumore, ma è la friggitrice ad aria. Allora, alcune ragazze, una ragazza in particolare credo mi ha chiesto comunque di parlare un po' della mia alimentazione, come faccio, cosa mangio in gravidanza, cosa non mangio. Allora vabbè, partendo dal presupposto che io non ho avuto la toxoplasmosi, quindi
evito tutte le cose che possono dar fastidio come l'uovo crudo, quindi tutte le varie preparazioni con uovo crudo, maionese fatta in casa, sta roba qua non la mangio, carbonara, vabbè che comunque, o tiramisù che sia, non sono piatti sani, ok? Quindi anche prima, comunque avendo fatto io un percorso di dieta durato all'incirca un annetto, sono abbastanza rodata, come che si dice, sono preparata a evitare questi cibi, quindi non mi mancano, a parte che non sono una fan né della carbonara né di queste cose particolarmente grassose, ma non sono neanche una fan dei salumi, quindi non mi manca il prosciutto, non sarò quella tipica donna che appena partorisce si fa portare il panino col prosciutto, il panino col salame, non sono proprio io. L'unica cosa che un po' mi manca è il sushi, quindi il pesce crudo. Ovviamente potete mangiare quello cotto, in realtà potreste mangiare anche quello crudo, perché il problema in quel caso non è la toxo ma è la salmonellosi. Praticamente c'è lo stesso rischio che avete anche quando non siete in gravidanza, quindi se trovate un posto di cui vi fidate, che siete sicure che il pesce è battuto perfettamente eccetera eccetera, potreste mangiarlo, non è quello. Poi uno magari evita perché dice non voglio beccarmi il rischio, non voglio prendermi il rischio, quello è un altro discorso. Mentre se ti pigli la toxoplasmosi non incinta, manco te ne accorgi, probabilmente ti passa con una sfebbrata, se la prendi che sei incinta sono cavoli amari, quindi è ben diversa la situazione. Però detto questo, come mi gestisco i pasti? Un po' come facevo prima, cioè cerco di mangiare in maniera sana, cerco di evitare per quanto possibile gli zuccheri, anche se gli zuccheri sani, come appunto la frutta, possono essere anche i carboidrati, cerco di integrarli perché comunque di qualcosa devo vivere, e soprattutto la pressione bassa, cioè io mi rendo proprio conto che con la pressione bassa, appena mangio, che ne so, una susina, delle ciliegie, qualcosa di zuccherino, sto meglio. Evito magari di mangiarmi, che ne so, il cornetto a colazione, perlomeno lo faccio una tantum, anche perché non mi fa, poi non mi dà il giusto nutrimento neanche a me, non sento di essere carica come sono quando magari mi faccio il porridge, quindi con l'avena, o quando mi faccio i miei pancake che comunque sono di farina di avena, sarei sempre quella. Quindi il consiglio qual è? È comunque di seguire la solita alimentazione sana che tutti sappiamo e che non credo che devo stare io qui a insegnarvi. Ci sono milioni di ricette su internet, veramente tantissime, ci sono dei canali che sono veramente, non mi viene il termine per dire quanto sono perfetti, se volete proprio anche delle ricette gustose, delle ricette buone. Tipo l'altro giorno sul goloso mangiarsano ho visto un curry di verdure e ceci con a fianco del riso basmati bianco semplice lesso, quello credo che sia buonissimo, infatti lo vorrei fare. E quindi ci sono tante ricette, l'unico problema è organizzarsi un po', perché ovviamente si fa prima, che ne so, a farsi un toast rispetto a cucinare delle verdure eccetera, va fatto un po' di preparazione, un po' di meal prep, però lo facevo prima, lo faccio anche adesso, per me non è cambiato nulla, lo facevo anche quando lavoravo, quindi non è una scusa non ho tempo, perché l'ho sempre fatto. Perciò che vi devo dire, ci vuole impegno, ci vuole costanza, ci vuole l'amor proprio, ci vuole la responsabilità del proprio corpo, e dato che già prima ero responsabile del mio, adesso sono responsabile del mio e quello di mio figlio, quindi ancora di più sento il peso di comportarmi bene, ed è quello che cerco di fare. Poi è ovvio ragazzi, ogni tanto anch'io mi mangio un gelato, ogni tanto anch'io mi mangio un dolce, cioè non sono la regina della serietà in queste cose, però è ogni tanto, non è sempre. Basta, cioè questo faccio, non faccio altro, semplicemente mi regolo. L'unico problema che ho riscontrato in gravidanza è che se prima riuscivo a mangiare carne e pesce senza troppi problemi, quindi per esempio petto di pollo o merluzzo anche semplicemente lessato, sta roba non mi va giù, non mi va giù proprio. Quindi il pesce bianco, se proprio lo mangio una volta a settimana, ma a volte non riesco,
perché devo comunque metterci magari pomodorini, olive nere, lo devo un po' elaborare, se no mi puzza proprio di pesce, non ce la faccio, mentre prima sto problema non ce l'avevo. Stessa cosa con il pollo, se lo piastro soltanto o se lo lesso come facevo prima mi dà proprio fastidio, mi sa proprio di animale morto, non so come spiegarvelo, e quindi devo un attimo fare qualcosina. Per il resto è tutto uguale, i formaggi vanno giù con una meraviglia, quindi stracchini, ricotte, robiole, i legumi altrettanto, non ho problemi, e quindi questa è la mia alimentazione. Che poi in questi casi ci tengo sempre a fare un discorso, comunque la friggitrice ha finito. E, troppo spesso sento dei discorsi, a parere mio, veramente un po' tristi su YouTube, no? Nel senso, questo voler esasperare il fatto che tutti i corpi vanno bene. Allora, tutti i corpi andrebbero bene se non si trattasse di una questione di salute. Poi quando vai a toccare la salute tutti dicono: ah, non è una questione di salute, voi guardate solo l'estetica. A me, sinceramente, se una ragazza o un ragazzo è obeso o magro o peso forma, a livello estetico non me ne frega niente, perché molto sinceramente me ne frega solo di me, ok? Quindi per me, se uno pesa 50, 80, 100, 200 kg, a livello visivo per me, della sua estetica proprio, non mi cambia la vita. È soltanto una questione, assolutamente soltanto una questione di salute. Poi adesso si vuole far credere che anche chi è obeso ha gli analisi a posto? Assolutamente sì, magari per un periodo. Però io non ci metterei troppo la mano sul fuoco. Poi ovviamente magari domani succede qualcosa a me che comunque non sono in sovrappeso o obesa. Però capite che il rischio è maggiore. Cioè, come quello che fuma, non è molto diverso. Sono comunque dipendenze che, a parere mio, vanno prese sul serio. Non vanno prese sotto gamba. Cioè, è una propria responsabilità rimanere in salute. E quando dicono... perché tu ti devi sentire a tuo agio nel tuo corpo, qualsiasi sia la sua forma. Ma la sua forma, togliendo i casi ovviamente di malattie che possono essere tiroide e cose che non ti fanno dimagrire perché c'è veramente un problema di salute, ma tolta quella fascia lì, tutte le altre persone non hanno quel fisico così. Cioè, in qualche modo sei tu che decidi come stare, come essere, e i problemi vanno affrontati. Se c'è un problema di dipendenza da cibo, significa, nella maggior parte dei casi, che c'è un problema di assenza di amore, ok? E quindi si va a ricercare nel cibo quella soddisfazione che magari vorremmo avere nella vita. Funziona così, cioè non lo dico io, ma è così. Poi c'è una piccola percentuale che adora proprio mangià e lì non c'è poco da fare. Comunque, a parere mio, non bisogna normalizzare questa cosa. Bisognerebbe normalizzare l'amor proprio, bisognerebbe normalizzare la propria responsabilità. Perché comunque quello che voi siete e sarete è anche, tra virgolette, un regalo... regalo ironico che lasciate ai vostri figli o comunque ai vostri nipoti o comunque a chi si dovrà occupare di voi nel caso che voi stesse male, perché l'obesità porta tante gravi malattie che appunto insomma qualcuno poi se ne dovrà occupare. Quindi piuttosto che fare questo tipo di regalo agli altri, cercate di fare un regalo serio a voi stessi, di vivervi la vita in pace e però stando comunque, cercando quantomeno di stare più possibile in salute, perché già di malattie ce ne sono a scrovello, ok? Tantissime. Magari per quanto riguarda l'alimentazione possiamo metterci le mani per quanto possibile. Poi sì, a volte è anche una questione economica, però si spendono tanti soldi per delle puttanate atroci, quindi forse è meglio investire qualcosina in più nel cibo piuttosto che nei vestiti, nei gioiellini stupidi di bigiotteria, queste cose qua. Perché anche lì si ricerca una sorta di conferma, no? Una sorta di piccola felicità, ma dura niente.
Quindi cercate delle persone in grado di starvi accanto come Dio comanda, perlomeno quelle che potete scegliervi, e vedrete che pian piano l'amore non vi mancherà più così tanto da doverla cercare, che ne so, non parlo della pizza del sabato sera, ma parlo della pizza quotidiana, dell'hamburger quotidiano. Si vedono in giro dei ragazzini che veramente sono piccoli, cioè ragazzini di 10 anni che hanno minimo addosso il doppio del peso che dovrebbero avere. Cioè lì c'è qualcosa che non va, ma c'è qualcosa che non va non prettamente in loro, ma in tutto il nucleo familiare. Non generalizzo perché ci sono delle situazioni proprio di salute cronica, ma la maggior parte delle persone non soffre di questa roba qua. Poi che ce lo vogliono raccontare perché, come dire, sì. Tra virgolette si parano il di dietro, così è un altro conto. Sempre che sono affari loro, sia chiaro. Però ci tengo a specificare questa cosa e quantomeno a dire la mia, perché questo body positive, a parere mio, sta uccidendo una generazione. E prima o poi faremo la fine dell'America, e ne sono certa. Eccoci qua, ora di pranzo. Il mio risotto alla cantonese, ci ho messo l'ovetto e adesso me lo pappo. Allora, niente, noi ci vediamo dopo. Vi faccio vedere le unghie e vi saluto. Intanto vi mando un bacione. Ed eccomi a casa, ragazze, finalmente sono abbastanza cotta. Unghiette nuove. Ah, non vedevo letteralmente l'ora. Bianco latte, corte. Corte per i miei standard, ovviamente. Adoro. Niente, ragazze e ragazzi, io sono veramente sfatta. Vi saluto. Mi metto il pigiama, mi butto sul divano e ci resto fino a stasera.